Ciao ragazzi, bentornati sul canale YouTube di Trucchi.tv. Ridi già, cioè, mica passiamo tutto il giorno a piangere, ad ammazzarci tra di noi, poi penseranno che siamo felicissimi. Invece no, non andiamo d'accordo. Vabbè ragazze, oggi vi volevo mostrare la donna vagabonda, la box della donna vagabonda. E sapete che la gloss e la sugar non ci sono più e io non potevo vivere senza una box. E quindi cosa c'è? Non potevo vivere senza una box. Cioè la box alla fine è una sorpresa ogni mese, quindi a me piace e continuavo a vedere questi video di questa nuova box, che praticamente è una ragazza, se non ho capito male, è una ragazza campana, quindi non so se credo si sia, non so se sia una grande azienda, una cosa del genere, non so da quanti anni ci sia, ma credo che è proprio un concept diverso dalla gloss e dalla sugar. E vabbè, bando alle ciance, ve la mostro. Scusa, dici prima come mai hai messo la sciarpina? Perché vedevo il collo grasso. Sei psicopati. Beh ragazze, sapete che ho appena partorito, quindi mi vedo, sapete quelle righe che si formano sul collo? E quando il collo è ciccio, e quindi non riuscivo a vedermi. Quindi solitamente o metto il dolce vita, così coprono la ciccia del collo. Oppure... Tipo ad agosto saremo in spiaggia col dolce vita. Sì, sì, se non va via la ciccia, a parte che se non va via la ciccia entro agosto non andiamo al mare. No. Vabbè. Allora, la particolarità della donna vagabonda è una bio box, quindi all'interno ci sono tutti i prodotti bio. Come saprete, io non sono una fanatica del bio, cioè sono abbastanza totalmente ignorante di prodotti bio. Mi sto informando ora esclusivamente magari per i prodotti per il mio pupo, ma su di me, cioè alla fine ho passato tutta la vita a usare anche il petrolio, l'alcol, qualsiasi cosa, cioè, o mi trasferisco in montagna dove l'aria è pura, 2000 metri, però vivendo vicino a Milano, cioè non lo so, sono ancora in periodo di transito, non lo so, devo farmi ancora un'idea, però magari provare prodotti biologici, certificati eco, con buoni ingredienti, mi piace provarli, poi se mi trovo bene ben venga, se mi trovo male amici come prima. Comunque, allora, si presenta in questa scatola che vi ho fatto vedere, arriva in un'altra scatola di imballaggio e poi all'interno è all'interno di questo sacchettino che molto probabilmente è cucito a mano. E c'è molta attenzione su queste piccole cose. E all'interno, quando voi vi iscrivete sul sito per acquistare la box, costa ora, prima abbiamo visto, costa 22,50 euro. Io credo di averla pagata un pochino di meno, 18 euro l'avevamo pagata. Sì, una roba del genere. Sì, quindi credo che ci sia stato un piccolo aumento, però vabbè, adesso vi mostro i prodotti che ho ricevuto. Vi stavo dicendo che quando decidete di acquistarla vi viene mandato un questionario dove voi mettete il tipo di pelle, che colori gradite a ricevere, che prodotti gradite a ricevere per viso, labbra, fondotinta, ombretto, nude, fucsia, quello che volete. Quindi è molto è proprio costruita proprio su misura, sulle vostre esigenze, su quello che vi piace. E vabbè, vi faccio vedere. Allora, primo prodotto che troviamo è un'emulsione corpo della Bema. Questo è un marchio che ho sentito parlarne molto molto spesso, soprattutto da Simon Loves Makeup. Comunque poi sotto vi metto il link al suo video. Lei è stata forse proprio da lei che ho visto proprio il primo video della donna vagabonda, che io ogni volta continuo a chiamare Monella Vagabonda. E questa qui è praticamente una crema corpo al melograno, ha un profumo buonissimo, proprio buono buono buono.
Adesso appena finisco di utilizzare le mie varie creme, oli, antismagliature, magari inizio a usare questa. E poi c'è all'interno una crema della Veleda, questa qui. È in formato full size, come anche la crema. La crema contiene... Ah, vedete che è certificata, qui. Avete 6 mesi ed è certificata EcoCert. 200 ml. Invece questa è una perle olio cura levigante. Le preziose perle con finissimi oli vegetali sono un dono benefico per la pelle affaticata e bisognosa di cura. Attenuano le prime rughe, qua. Preservano l'elasticità e la vitalità della pelle che riacquista luminosità. Anche questo è certificato, come tutti i prodotti Veleda, e credo sia una crema viso. Non ne parla proprio, credo sia una crema viso. Sì, comunque credo proprio di sì. Sì, perché parla... Che ritmo, amore. Scusami. Scusami. Ah, ecco, aspetta, ho trovato il modo d'uso. Cioè, devo sapere se me la devo spalmare sui piedi o sulla faccia. Ah, tanto uguale, no. Allora, applicare 4 settimane ogni sera con un delicato massaggio e un trattamento intensivo da usare 1-2 volte a settimana. Applicare sulla pelle ancora leggermente umida in modo che l'olio possa essere assorbito bene e massaggiare delicatamente. Vedi che non parla, non dice se la devo mettere in faccia o da altre parti. Boh, andrò a vedere comunque sul sito, perché è una cosa che non amo, soprattutto quando non specificano da dove deve essere utilizzata questa crema. Cioè, è una crema corpo, è una crema viso, è una crema mani, boh, vabbè. Poi un altro terzo prodotto è questo peeling maschera anti-age viso e corpo della Domus Olea. Qui dietro c'è i linci, se volete fare un fermo immagine e gustarvelo. Eccolo qui, eccolo qua, ok. 50 ml, anche questo è certificato, 9 mesi dall'apertura. È una maschera scrub illuminante e anti-ruga. Anche questa sono curiosa di provarla, interessata a provarla. Poi, tre prodotti di make-up. Iniziamo da quello che mi è piaciuto di meno, ma perché i colori sinceramente non li trovo un po' blandini, un po' visti e già visti. Questo qua è un Natural Eyeshadow della Benecos, questo qui. Benecos è un marchio che, anche di questo marchio ne ho sentito davvero tantissimo parlare, soprattutto del fondotinta, mi pare, del fondotinta e anche degli smalti, sì. È proprio questi colorini qui, grigio, grigino e grigio scuro, che non mi dicono nulla. Sono uno un po' blandini, scrivenza discreta, niente di trascendentale. Eccoli qua. Questo qua, scadenza, ma non c'ha scadenza, è eterno questo ombretto. Beh, eterno. Poi sono quasi arrivata alla cosa ficherrima, che è arrivata in questa box che adesso vi mostro. Allora, poi secondo prodotto di make up e quinto prodotto della box, questa matita pastello di neve. Io allora, matite pastello per le labbra non ne ho mai provate. Una matita pastello avevo provato, quella marrone, che non so come si possa chiamare, cioccolato, boh, non ho idea. Questa qui è melanzana purple, che è questo colore qui, e la trovo decisamente più morbida di quell'altra. L'avevo proprio provata quando erano appena uscite le matite pastello,
2-3 anni fa, mi pare, ed era dura, 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 dura. Quindi dentro nell'anima interna non scriveva una cippa. Fuori dovevo proprio o scaldarla un po' con l'accendino, quindi un po' mi sentivo un po' l'uomo di Neanderthal a dover scaldare la matita con l'accendino, poi passarmela. Diventava una cosa un po' troppo complicata, un po' troppo lavoriosa e quindi non avevo avuto questo buon ricordo, però adesso continuo a sentire proprio sempre buonissime recensioni delle pastello, sia occhi ma soprattutto delle labbra, sento cose grandiose. Adesso infatti appena magari troverò una bioprofumeria qui vicino, magari l'acquisterò e proverò magari soprattutto quelle labbra che mi interessano tantissimo. E questa è molto morbida, molto scorrevole, mi piace. Poi la cosa fantastica che c'era dentro è questo rossettino della Neve Cosmetics, che è il Fruit Sushi. È proprio un colore che mi piace un sacco. Tanto lui esulta perché che partita c'è Ha oggi? segnato l'Atletico Madrid a Valencia, Ma cioè l'Atletico incredibile. è quello che dove gioca Cristiano? No, quello è È Real. Real. Scusate, Vabbè, ma io seguo solo il Real per ovvi motivi. E vabbè, bando alle ciance, questo è il rossettino che è fantastico, è proprio un colore estivo, morbido, mi piace proprio un sacco, è proprio un corallo rosato, ottimo, ottimo, ottimo per la primavera, fantastico proprio. Poi i rossettini in neve ne avevo uno, ne avevo solo uno, sì. Ma perché... o vado nel negozio così li vedo, se no raramente ordino online da neve, cioè, avrò ordinato 2 o 3 volte, perché ogni volta escono con un sacco di prodotti nuovi, quindi o sto dietro ogni volta a ordinare, oppure quando vado nella profumeria, nella bioprofumeria, li provo direttamente lì. E quindi abbiamo trovato uno, due, tre prodotti di skincare e tre prodotti di make-up, per un totale di 6 prodotti. Sono brava, Sì, a fare le sei somme. forte. Ho fatto anni e anni di studi. E poi, come ultima cosa, ci sono questi tre campioncini. Non sei fortissima in matematica. Ah, 4, 4, 4 Insegno io a campioncini. contare al 4 bambino. campioncini, tra l'altro. È un olio anticellulite. Qua dovevano mandarmi un litro. Altro che 4 campioncini. 4 campioncini non fanno nulla. E niente, ragazzi, come avete notato, io sono entusiasta di questa box, mi piace un sacco. E mi piace la cura con cui viene fatta proprio su misura per ogni persona, quindi non è una box standard per ognuno. E ovvio che a volte possono azzeccare, a volte no, come il l'ombretto di Benecos, cioè, la cara ragazza che impacchetta la box non sa che per me è un grigino e un grigio scuro blando, cioè va un po' a cul. Non si può dire. No. Vabbè, Fa un po' però a... sei contenta per una volta nella vita. Perché mi devi dipingere Di una così? box, dico. Ah, beh, sì. Vabbè, ma ci sono state anche delle grosse e delle sugar che mi sono piaciute, le ultime erano pessime. Però in passato erano belle. Quindi, ragazze, a me piace, mi piace anche questo, dove mettere, sicuramente ci metterò qualcosa, lo riciclerò perché è proprio carino. Ho tanta stima per chi riesce a fare una cosa del genere a mano. Io non riuscirei neanche sotto tortura. E niente, quindi se non la conoscete andate a dare uno sguardo sul sito, una donna vagabonda, non una monella vagabonda, e fatevi un'idea, provatela, è molto carina. Se vi piace l'idea di avere qualcosa sempre ogni mese, una sorpresina, andate a sbirciare. Niente, ragazzi, vi saluto e vi auguro una buona domenica. Sì, tanto lo caricheremo tipo mercoledì, quindi. E Perché decidi tu quando caricarlo? perché ne abbiamo un altro da caricare prima. Ah, scusa. Cioè, c'è Life in Rio che praticamente è uscita già quella nuova Sì, in di. effetti. Niente, ragazzi, vi saluto. Ciao, 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 ciao.